I tagli ai trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato alle province ha ridotto fortemente gli interventi degli enti locali. Ultimo giorno per Rosario De Matteis. Seconda giornata di lutto nazionale in tutta Italia domani in occasione dei funerali delle vittime del terremoto che si svolgeranno in forma solenne a Rieti. Per l'Associazione Termolese La Giusta Scuola non ci sono state le verifiche sulla vulnerabilità degli istituti. Molte scuole in Molise non sarebbero a norma. Si ricompattano i movimenti contro i progetti di installazione di pale eoliche sui crinali della regione. Le associazioni chiedono il Parco Nazionale del Matese. Bentrovati, gentili telespettatori. Iniziamo dalla cronaca, il nostro telegiornale. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Timoteo di Termoli. Un motociclista uscito fuori strada e finito in una scarpata alla guida della sua moto lungo la strada provinciale 40 tra Campomarino e Portocannone. L'uomo, 52enne, un carabiniere di Imola ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi. Nella caduta il motociclista romagnolo ha riportato diversi traumi. I tagli delle risorse finanziarie dallo Stato alle province ha ridotto fortemente le possibilità di investimenti nei rispettivi territori. Ultimo giorno oggi a Palazzo Magno di Campobasso per il presidente Rosario De Matteis. Mercoledì 31 si vota per il rinnovo del Consiglio. Il 31 agosto andranno in scena le nuove regole per eleggere gli amministratori della provincia di Campobasso. Non più i cittadini elettori, bensì i sindaci e consiglieri comunali di 84 comuni. A questi si aggiungono per questa volta i consiglieri provinciali uscenti, ma non i rappresentanti dei comuni commissariati e quelli che avranno la loro scadenza elettorale nel corso del 2017. Intanto, a poche ore dalla nuova scelta, il presidente uscente Rosario De Matteis con i suoi assessori si produce in un bilancio di fine mandato e saluta i cittadini. È l'ultimo giorno che vengo qui in provincia insieme ai miei assessori che sono qui con me e che mi sono stati sempre vicino in questi cinque anni turbolenti, insomma, sapete tutti, dal taglio delle risorse che sono partite dal 2011 e con la fine fino al 2014 con risorse zero, addirittura poi con la legge Delrio, col taglio di 1 miliardo per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e addirittura il taglio di 3 miliardi per il 2017, siamo ridotti che la provincia non solo che vive di finanza derivata, non solo non ha più trasferimenti ma deve dare qualcosa l'ente allo Stato, quindi capirete in questa situazione il disagio in cui ci siamo trovati, però comunque posso dire che sono stati 5 anni anche ricchi di soddisfazione perché comunque nella ristrettezza economica siamo riusciti anche ad operare sulla viabilità, sull'edilizia scolastica, soprattutto su progetti europei legati ai giovani. Ce ne sono stati diversi, un altro inizierà a settembre e quindi siamo riusciti ad andare avanti in questa maniera. Non risparmia critiche per le scelte di dismissione e trasformazione delle province e non si sottrae nel ribadire i rapporti alquanto spigolosi con le istituzioni regionali. E forse aspettavano che me ne andassi io e la mia giunta, insomma. Vorrei ricordare anche che una telefonata di pochi giorni fa da parte del Presidente della Regione, in una telefonata comunque abbastanza rovente, mi ha detto per fortuna che è arrivato il 31 agosto, quindi un Presidente della Regione che dice un Presidente uscente che è arrivato il 31 agosto, vabbè, io gli auguro che così la filiera è completa e speriamo che sapranno dare risposte a questa Regione perché fino adesso al di là dei programmi e delle chiacchiere il risultato è stato zero. Quindi ce ne andiamo consapevoli di aver rispettato anche la legge Delrio, di aver dimezzato la spesa del personale, di aver ridotto il personale, ma questo anche alla nostra abilità che ci ha consentito di avviare nel 2013 un prepensionamento. Io
In vista delle elezioni regionali prossime, nel corso dell'incontro di oggi a Palazzo Magno, Rosario De Matteis ha definito impresentabili sia Paolo Frattura che Michele Iorio. Il primo non se la sta cavando bene in materia di occupazione e rilancio del Molise. Il secondo, l'ex governatore del centrodestra, ha invece fatto il suo tempo e ha commesso anche tanti sperperi sulla sanità. In Italia, dopo numerose tragedie, ancora manca la cultura della prevenzione nella costruzione di edifici pubblici e privati. Gli errori si pagano a caro prezzo e la ricostruzione, come nei paesi dell'area frentana, è sempre molto lenta. Tiziano Di Clemente, ennesimo terremoto, la scena è sempre la stessa. Disgrazie, case che crollano, sembrano fatte di cartapesta, però insomma non si provvede mai. Ogni volta che ci sarà un terremoto, queste costruzioni insomma non sono mai a norma. Sì, bisogna affermare, e questo vale anche per la provincia di Isernia e per il Molise, il concetto della prevenzione. C'è la possibilità, in Giappone lo fanno già, come dicono tanti tecnici, tanti ingegneri ormai, di fare in modo che di fronte a questi terremoti le strutture possano resistere. E soprattutto è emerso, come diceva oggi un famoso ingegnere, che bisogna fare in modo che queste strutture diano anche il tempo, la possibilità alle persone di potersi salvare, garantendo quel minimo di resistenza anche quando vanno oltre certi limiti. Questo è tecnicamente possibile. C'è la questione del fascicolo dei fabbricati. Insomma, c'è tutta l'attività di, come si dice, di analisi microambientale, geologica, tutte cose che non vengono fatte. Molto spesso, come sappiamo, gli imprenditori pensano al profitto, pensano, diciamo, a ridurre i costi, e questo chiaramente ricade sulla pelle delle persone, come abbiamo visto. E inoltre c'è un fatto: tutti i miliardi di euro che vengono spesi poi per la ricostruzione, a parte la morte delle persone, sarebbero risparmiati insieme alla morte delle persone stesse, perché costa molto di meno fare gli edifici come si deve, oppure rinforzarli e renderli antisismici come si deve, anziché andare poi a sperperare miliardi e miliardi per la ricostruzione, per riattazioni che poi, come è noto, non si fanno che se non dopo tantissimi anni, lasciando in mezzo alla strada le persone. Sarà questa la volta buona per prendere veramente di petto questo problema e mettere in sicurezza case e persone? Beh, adesso, diciamo, di fronte a questa ennesima tragedia, ho visto che sono molte le voci in questo senso. E noi ci batteremo anche perché nella provincia di Isernia il problema della messa in sicurezza delle scuole, degli ospedali, ma anche degli edifici privati, assuma un carattere prioritario. Che ricordiamo, non solo servirà a salvare vite umane e a evitare ulteriori sprechi di denaro pubblico, ma anche occupazione, perché pensate, quanta occupazione per cose utili alla collettività potrebbe derivare dalle ristrutturazioni anche energetiche dei fabbricati e dalla loro messa in sicurezza. Ogni comune, per esempio il comune di Isernia, potrebbe essere il comune guida di tutti i comuni della provincia di Isernia, ma così anche a Campobasso, per fare i famosi fascicoli dei fabbricati, come diciamo poi del resto nelle civiltà più avanzate viene fatto. La cerimonia solenne per le vittime di Amatrice si terrà domani alle 18 all'aeroporto di Rieti. Le vittime accertate sono 290, mentre mancano all'appello una decina di persone che risultano ancora disperse, 2500 invece gli sfollati del terremoto nelle tre regioni dell'Italia centrale. La ricostruzione dovrà avvenire nel modo più trasparente con l'aiuto di strutture come l'autorità anticorruzione, ha fatto sapere il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Intanto il Consiglio dei Ministri ha disposto anche per domani la giornata di lutto nazionale. La Giusta Scuola interviene sui sopralluoghi negli edifici scolastici di Termoli e li definisce inutili per il fatto che, non essendoci stata verifica di vulnerabilità sismica, non si può affermare che tali scuole siano sicure. Il servizio.
Dopo il sisma che ha raso al suolo Amatrice e gli altri comuni vicini, a Termoli si sono attivati per fare dei sopralluoghi alle varie scuole al fine di verificare lo stato degli edifici, se sono stati modificati per le scosse e se sono ancora adeguati ad ospitare alunni e studenti. Sono stati controlli visivi, affermano dall'associazione La Giusta Scuola, che non sono assolutamente esami di vulnerabilità sismica, anche se sono stati eseguiti da personale qualificato, esami che non hanno una validità oggettiva per la protezione dei frequentatori degli edifici dai sismi. Il concetto espresso dagli associati è che la vulnerabilità sismica è esame assolutamente necessario perché riesce a tener conto del comportamento della struttura principale che costituisce l'opera, analizzando il tutto, dalle fondazioni alla copertura e naturalmente di tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza, dunque la stabilità degli elementi non strutturali, quali i controsoffitti, gli impianti, i corpi illuminanti, le scaffalature, i comignoli, eccetera. Affermano ancora un dato importante. La legge prescrive che la verifica sismica deve accertare il livello di adeguatezza dell'opera rispetto agli standard definiti dalle norme tecniche vigenti e non soltanto individuarne attraverso la compilazione di schede parametriche informative la tipologia costruttiva e le possibili vulnerabilità in modo qualitativo. In pratica, gli iscritti all'associazione La Giusta Scuola chiedono garanzie concrete, soprattutto qui in Molise, dove c'è possibilità di terremoti e dove nessuno può dire di aver visione di interventi adeguati alla sicurezza degli edifici scolastici situati sul territorio. Che arrivino il prima possibile queste garanzie, sottolineano, vista la frequenza con cui gli eventi sismici stanno accadendo. Tornano a mobilitarsi i genitori degli alunni della scuola Ninna Guerrizio del capoluogo. Lo fanno con una raccolta firme per chiedere all'amministrazione comunale di mantenere fede alle promesse fatte. C'è bisogno di sicurezza nelle nostre vite, soprattutto in quelle dei nostri figli, e la sicurezza deve poter partire dalle scuole, attraverso edifici adeguati, che non si trasformino in trappole mortali per i bambini che vi si recano per imparare ad essere uomini. Le vicende terribili di questi giorni raccontano storie che ancora una volta sottolineano lo stato di precarietà degli edifici scolastici nell'intero paese. In Molise, dopo la tragedia di San Giuliano, si è detto molto in fatto di sicurezza delle scuole, ma davvero, dopo anni, siamo ancora per lo più al punto di partenza. Ed è questo che suscita oggi l'ansia e l'inquietudine dei genitori degli alunni della scuola dedicata a Ninna Guerrizio, che si trova a Campobasso in via D'Amato. Genitori che avevano chiesto più volte la sicurezza degli edifici, anche di altre scuole, a fronte degli evidenti loro stati di criticità. Risposte affermano mai pervenute, se non come premesse di future verifiche tecniche. Intanto una risposta è comunque giunta, la messa in vendita delle scuole di via D'Amato, notizie date dagli organi di informazione e senza neanche avvisare il dirigente scolastico. Un modo, affermano i genitori riuniti in comitato, di fuorviare il problema mettendo in vendita gli edifici finora usati per un servizio pubblico e senza pensare preventivamente a collocare alunni e docenti in locali idonei e senza commissionare alcuno studio di vulnerabilità sismica aggiornato sugli edifici stessi. Nessuna chiarezza dunque dall'amministrazione di Campobasso, perciò i genitori hanno iniziato una forte azione di mobilitazione che si fa concreta anche con una raccolta di firme dove i cittadini chiedono fatti e risposte, soprattutto a pochi giorni dall'inizio di un nuovo anno scolastico. Proseguirà nei giorni di giovedì e lunedì in via Perrotta a Termoli la raccolta di prodotti da destinare nell'area del cratere sismico che gravita attorno ad Amatrice. Il SAI 118 segnala ai cittadini molisani la necessità di vassoi di plastica per servire le pietanze. L'associazione termolese è in diretto contatto con la Protezione Civile per questa fase assistenziale nel centro Italia. E una nuova raccolta fondi è stata promossa dalla CEI a favore delle confraternite di Lazio, Umbria e Marche colpite dal terremoto.
in occasione del 13° cammino che si terrà il 18 settembre a Gotte di Castro in provincia di Viterbo. Nella località laziale la Confederazione delle Diocesi si metterà a disposizione delle confraternite del centro Italia colpite dal sisma. Cambiamo argomento. La Corte di Cassazione, dopo circa 10 anni, ha dato ragione ai contribuenti di Venafro sulle bollette dell'acqua pagate a caro prezzo alla società privata Neptune. La vicenda della società Neptune a Venafro è emblematica per dimostrare l'opposizione alla privatizzazione del servizio idrico. Secondo il Partito Comunista dei Lavoratori, che sostenne le proteste contro l'affidamento a privati del servizio idrico e fognario, ne fu documentata sin da tempi non sospetti il peggioramento a Venafro del servizio, l'esosità delle tariffe, sino allo scandalo della riscossione privatizzata dei tributi con milioni di euro sborsati dalla popolazione. Gli utenti furono condannati in tribunale a pagare 2 volte, la prima a fronte dei milioni di euro tirati fuori per le bollette salate e poi spariti, la seconda per il debito rimasto accollato al comune verso l'ex Erim e per il mancato introito proprio. In Cassazione, dopo 10 anni, la Neptune e non il comune è stata condannata a pagare i debiti pregressi all'azienda Molise Acque. La Corte dei Conti, con riferimento al 2007, rilevò il credito del Comune nei confronti della Neptune per il mancato pagamento di fatture relative all'erogazione di risorse idriche dal 2003 al 2005 per oltre 2.350.000 euro. Pur sapendo cosa stesse accadendo a Venafro sin dai primi anni del 2000, com'è possibile, si interroga il partito, che la Procura della Repubblica di Isernia e la Corte dei Conti non abbiano ancora scoperto dove sono finiti i soldi pubblici pagati dai cittadini per il servizio idrico e fognario. Il PCL, conclude il suo coordinatore, continuerà ad incalzare sulla vicenda gli organi giudiziari del Molise. Scongiurare l'installazione di oltre 100 pale eoliche al confine tra Molise e Campania. È stato questo il primo appuntamento che ha visto ricompattare la rete contro l'eolico selvaggio. La prima proposta avanzata è stata quella di investire su un paese sicuro, pianificando interventi antisismici degli edifici collocati nelle aree a rischio dell'Appennino, attraverso il finanziamento di 14 miliardi di euro che i cittadini pagano sulla bolletta dell'energia elettrica per sostenere le multinazionali dell'eolico e fotovoltaico. Altra richiesta delle associazioni è stata quella di sollecitare l'approvazione della legge ferma in Parlamento per l'istituzione del Parco Nazionale del Matese. Giornata della legalità, responsabilità e dell'impegno, quella promossa a Castelguidone, piccolo paese dell'Alto Vastese, venerdì 2 settembre, un appuntamento voluto dalla Scuola di Formazione Politica Paolo Borsellino e dalle Caritas diocesane di Abruzzo e Molise. Saranno presenti l'Arcivescovo di Pescara Tommaso Valentinetti e il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini. Il sito www.ecoaltomolise.net vince la terza edizione del premio giornalistico nazionale Il Pontile a Trebisacce, in provincia di Cosenza. L'ampio e dettagliato dossier sul triste fenomeno dell'abbandono dei numerosi paesi dell'entroterra del centro-sud testimonia un modello giornalistico di denuncia, protesta e proposta, la motivazione dalla giuria nel centro calabrese al sito www.ecoaltomolise.net. Siamo adesso alle previsioni del tempo. Molto sole e poche nubi oggi sul Molise. Dalla sera cielo stellato su tutta la regione. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 19 gradi a Campobasso e la massima di 30 a Termoli. Ventilazione debole sud-occidentale, calmo l'Adriatico centrale.
Ancora caldo e bel tempo domattina sulle due province, valori climatici stazionari e venti di direzione variabile. Tre errori dal dischetto condannano il Campobasso all'eliminazione nel primo turno della Coppa Italia al Selvapiana. A sorridere sono i marchigiani della Civitanovese. Vediamo. La Civitanovese sul rettangolo di gioco del Selvapiana supera i calci di rigore Campobasso e passa al secondo turno della Coppa Italia. Festa di Avellino dirige l'incontro tra pochi intimi sugli spalti. Tini cerca la profondità di Perrella. Il numero 10 serve la corrente su Dant. Il diagonale viene allontanato in corner da Vassallo. Il primo tempo dei rossoblu si chiude con una discesa di Montuori sulla corsia mancina. Il difensore supera tre avversari, entra in area ma l'estremo Vassallo è lesto a respingere la forte conclusione verso la porta. Nessun cambio all'inizio della seconda frazione di gioco, colpo di scena dopo qualche giro di lancette. Montuori intercetta la sfera in area con una mano e calcio di rigore. Negro dagli 11 metri spiazza Conticelli e porta in vantaggio la Civitanovese. Il pareggio dei molisani è quasi immediato. Voltasio non perdona e rimette le cose a posto dopo 10 minuti del secondo tempo. Dopo l'1-1 gli ospiti si fanno più minacciosi dalle parti del portiere di casa Conticelli. Battisti ci prova due volte in pochi istanti ma non trova la via del raddoppio. Il Campobasso è più fermo sulle gambe. Mister Novelli prova a correre ai ripari con gli ingressi di Mulatero e De Matteis per Perrella e Montuori. Barbosa per gli avversari si infila nelle maglie della difesa locale. Il suo tiro viene intercettato da Conticelli. Barbosa ci riprova di testa ma Frezzi mette in corner prima che il cuoio si infili nella porta sguarnita. Al termine dei 90 minuti finisce 1-1. Ai successivi calci di rigore sotto la curva nord sprecano per il Campobasso Grazioso, D'Angelo e Voltasio. Wade, Barbosa e Rapagnani fanno felice, dall'altra parte il tecnico Bruno Caneo. Domenica prossima i Lupi viaggeranno alla volta di Pineto in Abruzzo per la prima di campionato. Urge quantomeno un uomo in cabina di regia. È iniziata oggi la preparazione precampionato per la stagione agonistica della Chaminade Campobasso che per il secondo anno consecutivo sarà in astri di partenza del campionato di calcio a 5 di Serie B. La società ha riconfermato il tecnico Paolo Pizzuto che avrà come collaboratori Alessandro Pinelli e Gaetano Bova rispettivamente preparatore atletico e preparatore dei portieri. Esordio in campionato in programma il 1 ottobre a Barletta, primo derby due settimane dopo a Isernia. Ad Agnone ha tagliato per primo il traguardo del quinto trofeo Aido Beniam Zeni Beta che ha percorso i 10 km di corsa sulle strade del paese nel tempo di poco più di 31 minuti. Alle sue spalle Giovanni Grano della NAI Isernia. In campo femminile ha vinto Esther Mutuku. La 26enne campionessa molisana di rally Martina Iacampo trova il successo in campo femminile nella quarta tappa del campionato slalom sulle strade di Castelvetere in provincia di Benevento. Iacampo si è distinta al volante della sua Peugeot 106. Primo incontro domani ad Isernia per l'attività del settore giovanile pallavolistico femminile dell'Europea. Nel pomeriggio, nella palestra del Sacro Cuore, è in programma il raduno per le ragazze nate negli anni tra il 98 e il 2002, che faranno parte delle squadre che parteciperanno all'Under 16, Under 18 e al campionato di prima divisione. Infine, il Parco San Giovanni in via Lombardia a Campobasso ospita la quarta edizione del torneo 3 contro 3 di pallacanestro, torneo
organizzato dalla cestistica Campobasso e dal CUS Molise. Nel pomeriggio di oggi il via alle prime gare in programma. Le finali sono invece previste domenica 4 settembre. E con questa notizia è veramente tutto. Grazie per l'attenzione. Vi lasciamo alla nostra programmazione.